In questa intro Fred ha deciso di fare il bullo di quartiere, non so perché, così a caso. Stai zitto. Siccome il primo episodio vi è piaciuto tanto, oggi vi riportiamo il copio mio fratello 24 ore. Solo che sto giro invertiamo i ruoli. La scorsa volta io ho copiato lui, oggi Fred copierà me. Hai qualcosa da aggiungere? Guarda, il tuo discorso faceva talmente schifo che è irrecuperabile. Continua pure sulla tua strada. Se non avete visto il primo episodio, andatelo a vedere, lasciate un mi piace, iscrivetevi, noi vi ringraziamo. Non perdiamo altro tempo, perché è brutto perdere tempo. Ti hai sprecato tutta la tua vita finora, quindi... Comincia sto video, per favore! La prima cosa che faccio oggi è una cosa che ho prenotato qualche giorno fa, quindi Frederick farà molto fatica a trovarlo il giorno stesso, un appuntamento. Ovvero, vado a tagliarmi i capelli. Il punto è che se Frederick non trova un parrucchiere disponibile a tagliargli i capelli, beh, sarà costretto a farselo da solo. E voilà, capelli tagliati. Sono proprio curioso di vedere come farà il mio avversario numero uno, il conte Frederick. La prima cosa che ho fatto, mi sono tagliati i capelli. Devi tagliarteli corti sotto e poi sopra lasciarli lunghi. Ah, hai cambiato espressione? Hai cambiato espressione per caso? O vai da un parrucchiere o te li tagli da solo. Che comunque un conto, se oggi non avessi niente da fare, lo farei tanto. Cosa mi cambia? Ma oggi non è che non ho feste, non è che ne ho una. Ho due feste, due. È parte del gioco. Allora, siamo arrivati alla conclusione del taglio di capelli da parte di Fred Barber e adesso lui vi spiegherà il taglio che si è fatto da solo. Me li sono tagliati ai lati e qua dietro no, perché avevo paura. Quindi cioè, un taglio alla c***o di Moicano. Da davanti sembra fatto bene, eh. Il problema è... girati. Cioè dietro non se li è tagliati. Come faccio a tagliarmeli dietro da solo? Poteva andare peggio, diciamocelo. Non è un taglio che dici: sto qua, dove è andato? Gli hanno bruciato i capelli. È un taglio che dici: ma che c***o di taglio ti sei fatto? Ok, è un upgrade quello. Devo dire che questa sfida è stata superata con successo. Meglio di così non poteva andare. Quello che andrò a fare adesso è veramente molto, molto, molto da infami. E sono sicuro quasi al 100% che Frederick non vorrà farlo. Quindi gli darò un'alternativa. In pratica, o farà quello che adesso io andrò a fare, oppure deve andare in spiaggia e prendere il sole per 2 minuti con la giacca addosso. Adesso starete pensando che per scegliere questa alternativa, l'altra cosa deve essere veramente molto brutta. Beh, praticamente mio fratello sta guardando una serie TV chiamata Vikings e gli sta piacendo molto. Sarebbe un peccato se, come dire, fosse costretto a guardarsi l'ultimo episodio della serie. Sì, lo so, è da infami. Però, come ho detto prima, gli ho anche dato un'alternativa. Bene, ho appena finito di vedere l'episodio. Vediamo cosa farà Fred. Ammetto che questa sfida sarà molto da stra... Ti do una scappatoia. La scappatoia è andare con la giacca in spiaggia a prendere il sole per 3 minuti. L'alternativa è, come ho fatto io, guardarsi l'ultimo episodio di Vikings. E tu ti sei guardato tutto quanto l'episodio? Sì, è stata una rottura di c***oni perché non capivo niente. Andiamo in spiaggia. 35 gradi all'ombra. Quanto tempo è passato? 10 secondi. No! Ti senti osservato? No, perché dovrebbero guardarmi? Non capisco. Per la tua acconciatura? Sì, ovviamente. No, sto grondando. Non hai idea di quanto stai sudando? Secondo te io non ho idea di quanto io stia sudando. 3, 2, 1, finito. C***o! Usciti di F. Sì, diventato su Instagram. Ti immagini se veniva qua mentre stavi morendo di caldo? Chiedere una foto. Esatto. Quello che vado a fare adesso è abbastanza semplice per me, ovvero toccare il ferro del canestro. Io non ho mai visto Frederick farlo e secondo me non è in grado. Voglio vedere se ci riesce e se ci riesce in quanti tentativi. Se non ci riesce, deve tornare a casa, prendere una scala, venire qua e toccare il ferro. Questa è l'unica alternativa che c'è. Adesso dovrei fare una cosa che io ho fatto, ovvero toccare il ferro del canestro. Non ci arrivo io. Ma se non riesco, come trova faccio? Una soluzione. Adesso vedremo la soluzione di Fred. Il mio piano è aggrapparmi al filo, tipo, come si chiama? No! Cacchio, come faccio adesso? Ce l'ha fatta!
Incredibile. Onestamente non me l'aspettavo, no? Non me l'aspettavo questa tecnica io. Ehi, ciao, potrei prendere in prestito la merda del tuo cane? Ok, potrebbe sembrare una cosa totalmente a caso, ma ora vi spiego. Ho guidato fino a casa di Deborah perché prenderò in prestito la cacca del suo cane. In poche parole, quello che voglio fare è raccogliere una cacca e buttarla via, perché sono una persona che ci tiene alla pulizia dell'ambiente. Io dovrò raccogliere la cacca del suo cane. Frederick dovrà arrangiarsi. Mi sa che sarà costretto ad andare in giro a cercare una cacca. Schifo. Sì, è sua. Diventerai famoso. Chi è che ha fatto la cacca? Sì, tu, una cacca bellissima. Hai fatto una cacca, bravissimo. Bravo. Che sta succedendo? Bene, ora tocca a Frederick. È importante l'ambiente, giusto? Bisogna tenerlo pulito, soprattutto se si ha dei cani. Quindi quello che dovrai fare è raccogliere una cacca di cane e buttarla via. E qui un po' di puzza di merda c'è, eh? Cioè adesso seriamente devi filmare me che prendo una merda. Esatto. Wow, bel contenuto video. Il moicano raccatta merda. Che schifo, che schifo. Se volete anche voi contribuire all'ambiente, comprate il mio corso online. Se c'è una cosa che Frederick non sopporta minimamente, quello è il rumore delle persone che masticano. Su YouTube è pieno di questi video ASMR in cui le persone mangiano e si sente proprio il paciocco della gente che mastica, ok? Io riesco ad ascoltarlo, non è il massimo, però è sopportabile. Fred, secondo me, proprio non ci riesce. Adesso mi metto qua e guardo tutto questo video che dura 12 minuti in cui c'è una tipa che mangia tipo del miele. No, raga. No, vi metto uno spezzone di mezzo secondo. 12 minuti di questo. Questa è la mia previsione di cosa farà Fred. Non ci riesco. No, no, non, no, non ci riesco. Adesso tu devi sederti e guardarti un video dall'inizio alla fine. Quanto dura? Dura 12 minuti. Extremely sticky eating sounds. Cioè mi dà solo fastidio lei che respira, c***o. No, 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 no. Non ce la faccio. Stai facendo quello che avevo detto. Che avresti fatto uguale. Non ce la faccio. Non riesco. Devi, c***o. Ti giuro, mi viene da tirarle un pugno in faccia. Sta stronza. Oh. Finito? Sì. Bene, dai, sei sopravvissuto. Io il dislike non glielo tolgo. Frederick è minorenne, quindi non ha la patente. Di conseguenza voglio sfruttare questa cosa a mio vantaggio. Quindi quello che farò è prendere la macchina, guidare fino al McDonald's, che è abbastanza distante, quindi andarci in bici la vedo dura, e prendere due hamburger. Io ne mangerò uno. Quindi domani a Frederick gli dirò: se vuoi puoi andare in bicicletta fino al McDonald's a mangiare un hamburger. Oppure io casualmente ne ho comprato un altro che è qui in casa, però tu non sai cosa ci ho fatto. Quindi andiamo al McDonald's. Ok, hamburger presi. Benvenuti alla farcitura del panino di Frederick. Gustoso, gustoso. Oserei dire eccelso. Miracolo della cucina. Un po' di aceto. C***o, ho fatto una cagata. Asciuga sto schifo. Oh! Apriamo questa banana, la immergiamo nell'aceto. Una delizia. Io l'altro giorno ho mangiato un hamburger al McDonald's. Quindi devi andare al McDonald's, prendi la bici o vai a piedi. Oppure c'è un'alternativa. Ho comprato un panino anche per te. Puoi scegliere o vai al McDonald's a piedi o mangi il panino del McDonald's che ti ho portato. Ma c'è un pelo. Ma c'è un pelo. Lamentati col McDonald's. Non capisco. Ottimo Fred, sfida completata. Scoprirai il tutto quando editerai questo video. Devo riuscire a risolvere un puzzle, un indovinello. Praticamente ci sono quattro monete e il mio obiettivo è riuscire a mettere queste quattro monete da questa posizione a questa. Si può muovere una moneta alla volta, ogni moneta che muovi alla fine deve toccare altre due monete e non si può usare la moneta per spostare le altre in questo modo. Il punto è che oltre a questo avrò i piedi dentro una bacinella che adesso riempirò di ghiaccio e anche la mano in una bacinella piena di ghiaccio. Qual è il punto? È che io so la soluzione, ma Frederick no. 3, 2, 1, via.
Ok? Ok, ce l'ho fatta! Puoi aprire gli occhi. Allora, tu dovrai risolvere questo indovinello, però mentre lo risolvi, devi avere i piedi dentro al ghiaccio là sotto. E la mano sinistra in questo ghiaccio, perché ovviamente ti serve solo una mano, tranquillo. Praticamente quello che devi fare è mettere queste monete da questa posizione a questa posizione. Aia, no, non ce la faccio. Fa male. Non riesci a stare più di 5 secondi. Devi risolverlo. Ma non so. Allora, obiettivamente, non puoi metterne mai quella. Why are we still here? Ormai hai sciolto il ghiaccio praticamente. Non lo so. Allora ti sei arreso. Quello che farò adesso è molto semplice, ovvero qui sono su WhatsApp, andrò nella mia 21esima chat e scriverò: ciao, virgola, posso chiedere un favore? Ed invio. Dopodiché vado nell'ultima chat che ho e scrivo la stessa cosa. Nel mio caso la fortuna è che l'ultima chat che ho è un gruppo in cui ci sono solo io. Sì, lo so, è una cosa molto triste, però in questo caso meglio così. E adesso, anche se rispondono, io devo stare zitto e non rispondere mai più. Cosa c'è nell'ultima chat? È una chat con la mamma di un mio amico. Bello, delizioso. E non devo più rispondere nulla. Mai. Quindi se mi scrive... Non devi rispondere. Va bene, dimmi pure. Esatto. Io l'ho scritto in una chat con i miei amici ed è da 2 giorni che continuano a scrivermi: oh, cosa volevi? Cosa volevi? Dimmelo, bastardo! Ma dai, ma con la mamma di un mio amico. Ma scusa, da quant'è che non le scrivi? 9 agosto 2016. Perfetto. 2 frecce. Quindi l'ha ricevuto. Secondo me sì. Non hai finito lì. Scrivi alla 22esima, ciao. Chi è? Una mia amica. Vedremo se ti rispondono e per quanto ti tartasseranno. Non ci credo. L'ha letto! La mamma? Sì! No! E non puoi rispondere, quello è bello! No! Speravo avesse cambiato numero in 4 anni! Oppure spero abbia cambiato telefono, così non c'è il mio numero! Però vede la foto profilo. E la mia amica mi ha scritto: dimmi tutto! Non lo visualizzerò. No, devi visualizzarlo. Vedrà che sono online, ma non lo visualizzerò mai. Le sfide sono finalmente concluse. Davide ha avuto la sua vendetta. Direi che è stato un ottimo episodio. Ringraziamo tutti quelli che lasciano mi piace e si iscrivono. Mi raccomando, se guardate i nostri video, iscrivetevi. So che non si fa più, però a noi ci aiuta molto. E niente, ci vediamo nel prossimo video.